Presidente, oggi si è seduto accanto a Virginia Raggi. Avete avuto modo di parlare dello CEO della Roma? Qualche notizia sul leader, sullo sblocco? Insomma, cosa vuol dire ai cittadini se si farà e quando sarà la posa della prima pietra? Onestamente, ci siamo parlati di altri argomenti, ma non ci siamo parlati dello stato della Roma. La sacrosanta verità, lo giuro. È a suo giudizio, senza aver consultato il sindaco? Sapete quello che penso dal primo giorno sullo stadio, così come anche quello della Lazio, così come quello ieri era un convegno in Toscana, perché io penso che... Poi mi conoscete, quando entro in un ordine di idee mi sembra che poi la storia, diciamo, forse sarò stato fortunato o lungimirante, ha dato ragione sotto un profilo della visione. Lo stadio della Roma rientra più o meno in situazioni analoghe a quello che può essere la vicenda dello stadio adesso di San Siro, piuttosto che quello di Cagliari, piuttosto che lo stadio di Firenze, piuttosto che non Bologna o Verona. Ci sono delle amministrazioni comunali, perché magari ci sono meno vincoli, il progetto è meno complesso, che magari tagliano il traguardo prima, ma se si procede alla spicciolata, cioè, voi vedete che c'è chi ci ha messo relativamente poco tempo, come è stato il caso, per conto, della Juventus a suo tempo nella trasformazione del famoso delle Alpi con la Juventus Stadium, e chi ci ha messo a Udine quasi 20 anni tutto l'iter alla famiglia Pozzo con lo stadio del Fiume. Io dico che è indispensabile acquisire una, tra virgolette, obbligatorietà di date certe. In questo caso, per me, l'unica garanzia la può dare la candidatura dell'Europeo 2028, perché lì non si scappa. Cioè, quelle opere o le realizzi o non le realizzi, o le metti nel dossier o non le metti nel dossier. Perché? Perché per quanto io sia un fautore, ti possono dire che anche, diciamo, le istituzioni locali sono d'accordo, prima che in effetti succedano certe cose, diciamo che in tanti, magari anche a ragione, legittimamente, se la prendono comoda. E poi che cosa succede? Che subentrano altri problemi, cambiano le amministrazioni, cambia la proprietà di una società e le cose poi si finiscono impantanate dove sappiamo. Tutto qui. Grazie Presidente.